Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti, coi sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore. Cielo, volume 3, capitoli dal 38 al 40, 16, 19 e 20 febbraio 1900. Continua quasi sempre lo stesso. Questa mattina, dopo avermi rinnovato le pene della crocifissione, Gesù mi ha detto: la mortificazione deve essere il respiro dell'anima. Come al corpo è necessaria la respirazione, e dall'aria buona o cattiva che si respira, così resta infettata o purificata. Come pure dalla respirazione si conosce se è sano o infermo all'interno dell'uomo, se tutte le parti vitali vanno d'accordo, così l'anima, se respira l'aria della mortificazione, tutto starà in lei purificato. Tutti i suoi sensi suoneranno di uno stesso suono concordante, il suo interno rimanderà un respiro balsamico, salutare, fortificante. Se poi non respira l'aria della mortificazione, tutto sarà discordante nell'anima, manderà un respiro puzzolente e stomachevole. Mentre sta per domare una passione, un'altra si sfrena. Insomma, la sua vita non sarà altro che un gioco di fanciullo. Mi pareva di vedere la mortificazione come uno strumento musicale che, se le corde sono tutte buone e forti, produce un suono armonioso e gradito. Se poi le corde non sono buone, ora bisogna aggiustare una, ora accordarne un'altra, onde tutto in tempo lo si impiega ad aggiustare, ma mai a suonare. Al più, se si proverà di suonarlo, ne uscirà un suono discordante e sgradito, quindi non si farà mai niente di buono. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto e mi ha trasportato fuori di me stessa. Ci vedevo molta gente tutta in movimento, ma non so dire certo, come una guerra oppure una rivoluzione. E dal nostro Signore non facevano altro che intrecciare corone di spine, tanto che mentre me ne stavo tutto attento a toglierne un'altra più dolorosa ne conficcavano. Ah sì, pareva proprio che il nostro secolo andrà rinomato per la superbia. La più grande sventura è perdere la testa, perché perduta che uno abbia la testa con il cervello, tutte le altre membra si rendono inabili.
o si rendono nemiche di se stesso e degli altri. Quindi ne avviene che la persona dà una rotta a tutti gli altri vizi. Il mio paziente Gesù tollerava tutte quelle corone di spine, ed io appena avevo tempo di toglierle, onde si è voltato a loro e ha detto: chi nella guerra, chi nelle carceri e chi ai terremoti, pochi ne rimarrete. La superbia ha formato il corso dell'azione della vostra vita, e la superbia vi darà la morte. Dopo ciò il benedetto Gesù mi ha tirato da mezzo a quella gente, e facendosi bambino, lo portavo nelle mie braccia per farlo riposare, ed ha soggiunto: figlia, la mia vita l'ebbi dal cuore, distintamente dagli altri. Ecco perciò una ragione perché sono tutto cuore per le anime e perché sono portato a volere il cuore e non tollero neppure un'ombra di ciò che non è mio. Onde fra te e me voglio tutto distintamente per me. E quello che concederei alle creature non sarà altro che il trabocco del nostro amore. Continua il mio benigno Gesù a venire dopo aver fatto la comunione, mi ha rinnovato le pene della crocifissione. Ed io sono rimasta tanto intirizzita che mi sentivo bisogno di sollievo, ma non ardivo chiederlo. Dopo poco è ritornato da bambino e tutta mi abbracciava e dalle sue labbra correva un latte. Ed io ho bevuto a larghi sorsi quel latte dolcissimo dalle sue purissime labbra. Ora, mentre ciò facevo, mi ha detto: io sono il fiore dell'Eden celeste, ed è tanto il profumo che vi spando che al mio orezzo vi resta attirato tutto l'empireo. E siccome io sono il lume che manda luce a tutti, tanto da tenerli inabissati nella luce, tutti i miei santi attingono da me le loro piccole lucerne, onde non c'è luce nel cielo che non è stata attinta da questo lume. Ah sì, non c'è neppure odore di virtù senza Gesù, e non c'è luce, ancorché si mandasse nel più alto dei cieli, senza Gesù. Sono tre piccoli capitoletti edificanti. Il primo riprende ancora la virtù della mortificazione sotto altre immagini che ne fanno comprendere altre importanti sfumature. Qui mi permetto di far notare come Gesù davvero fa il maestro di ascetica, nel senso che sta formando quest'anima polarizzandola sulle virtù più importanti. Se ricordiamo questo ciclo di meditazioni, di questi primi volumi, ampiamente ha parlato delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e amplissimamente ha parlato dell'umiltà, ampiamente ha parlato della mortificazione. Quindi il corredo, diciamo così, fondante l'edificio spirituale deve essere ben curato, ecco. Altrimenti non c'è nessuna possibilità di santità per l'anima e non c'è nessuna disposizione atta ad entrare nel regno del divin volere, dove tutto è divino e nulla umano. Poi il secondo capitoletto è molto istruttivo, perché anche, insomma, velatamente profetico di tutto quello che sarebbe accaduto nel XX secolo. È stato veramente un secolo allucinante. Noi, insomma, la prima parte del XXI secolo, ormai siamo quasi a un quinto, non sembra ancora aver segnato nessun cambio di rotta. Anzi, insomma, stiamo continuando, a quanto pare, insomma, questa discesa ulteriore nell'allontanamento da Dio, che speriamo presto possa ricevere un'inversione di tendenza. Inversione di tendenza, nell'ultimo capitoletto, si verificherà solo se e quando Gesù tornerà ad essere riconosciuto come l'unica luce del mondo, ecco, senza doverci, come dire, girare troppo intorno o andare troppo con le molle o con i piedi di piombo per timore di offendere qualcuno. Gesù ha detto di se stesso: io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ecco, ma chi non segue me nelle tenebre cammina, inciampa e non sa dove va.
non esiste nessuna possibilità di luce per l'intelletto e quindi conseguentemente di scelte sagge a tutti i livelli e di santità nell'operare se Gesù non viene riconosciuto come luce del mondo e se la luce non la cerchiamo in Lui, come sempre dice la Sacra Scrittura. In te è la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Notiamo anche come la vita di Luisa è un'alternanza, ecco, di dolori molto intensi. Due volte in questi paragrafetti ha parlato della crocifissione e una volta nel secondo capitolo, ecco, mostrava come la sua operazione era quella di togliere le corone di spine dalla testa di Gesù e metterle nelle sue, ma non faceva in tempo a toglierne una che ne spuntava un'altra. Non è da lì capisce che il secolo XX sarebbe stato ricordato per la superbia. La coronazione di spine tutti sappiamo che serve a riparare, a distruggere, a eliminare i peccati di superbia, quindi gli atti di superbia in un certo modo misterioso ma reale, come Gesù lascia intendere, rinnovano la coronazione di spine a Gesù. E le opere appunto delle anime vittime sono quelle di sostituirsi, diciamo così, ecco, a Gesù nel prendere il male prodotto dai peccati dell'uomo. La grande istruzione che c'è nel secondo capitolo sta nelle parole di Gesù: la superbia ha formato il corso delle azioni della vostra vita e la superbia vi darà la morte. Allora, questo è un punto fondamentalissimo. Cioè, se noi ci guardiamo in giro anche oggi, vediamo le cose come stanno, siamo sempre pronti a accusare il dito contro tutto e contro tutti, contro i politici, contro i sistemi, contro l'ingiustizia sociale, contro gli uomini di chiesa, contro gli scandali nella chiesa, contro la confusione che dilaga, che non si capisce più niente, contro quell'evento, quell'altro evento, che ne sarebbero la causa, eccetera. Ecco. Il problema è che sarebbe assai più opportuno, come tra l'altro la Sacra Pagina suggerisce, il giusto comincia ogni discorso con l'accusare se stesso e considera la correzione e il rimprovero come le più grandi grazie che possa ricevere. Questi sono libri sapienziali. Sarebbe assai più opportuno che ciascuno pensasse a sé e facesse bene l'esame di coscienza di se stesso, anzitutto vedendo come sta vivendo e cosa raccoglie dallo stile di vita che liberamente ha scelto di abbracciare, e quindi rendersi conto che la mole di male che vediamo certamente presente nel mondo è in qualche modo alimentata dalle singole responsabilità morali e quindi volontarie di ciascuno. La superbia ha formato il corso delle azioni della vostra vita e la superbia vi darà la morte. L'Apostolo delle Genti, citando un brano dell'Antico Testamento, dice: non fatevi illusioni, ciascuno raccoglierà quello che ha seminato. Chi semina nella carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Dunque qui San Paolo per carne non intende semplicemente, tante volte l'ho fatto notare, questi esegeti sono universalmente d'accordo, carne non intende solo i peccati impuri, anche se evidentemente anche quelli, ma l'uomo carnale è l'uomo che vive in maniera umana, semplicemente appoggiandosi, facendo quello che ritiene opportuno in base alla sua capoccia ristretta e circoscritta dentro l'ambito effimero e
contingente, ecco, di quello che scorre nella vita terrena senza prendere nessuna opzione soprannaturale. L'uomo spirituale invece è colui che tutto compie, opera e fa in vista delle verità di fede che animano ogni sua azione e ogni suo agire. Per cui c'è sempre un termometro, come dire, infallibile del nostro stato, della nostra situazione. Guarda come stai. Vuoi sapere quanto stai facendo la volontà di Dio e quanto la propria? Facilissimo. Guarda come stai. Anche qui San Paolo è sempre molto laconico e stringente. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ci sono questi frutti dentro la tua anima? Bene, stai entrando nel regno del divin volere e stai cominciando a vivere una vita di virtù solida. Il frutto della carne è discordia, inimicizia, invidia, gelosia, rivalità, superbia, lussuria, tristezza, scoraggiamento, disperazione, eccetera, eccetera. Cioè questo stai vivendo lontano dai divini voleri, punto. E su questo punto ogni essere umano, ogni anima, ogni libera volontà deve personalmente fare alcune scelte. Non farle significa semplicemente adagiarsi nello status quo, nella consapevolezza, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, che nello stato di natura decaduta in cui ci troviamo, semplicemente non fare nulla significa fare peggio. Questa è dottrina della Santa Chiesa Cattolica, perché c'è in noi l'inclinazione al male, che la Chiesa chiama tecnicamente concupiscenza. Anche qui concupiscenza non è soltanto la facilità con cui si commettono i peccati impuri per le fibrillazioni dei sensi che sono impazziti dopo il peccato originale, che è difficile tenere sotto controllo. Non è solo questo. La concupiscenza è l'inclinazione al male in generale, quindi ad assecondare tutti gli atti delle più malsane passioni che ci passano dentro l'anima. E che se tu non lavori e non ti converti e non cambi rotta, ti dominano. E se tu non fai niente, cioè, peggiorano. Noi, questa situazione ontologica dell'uomo, specialmente dell'uomo decaduto, deve essere presa in seria considerazione. Cioè, noi stiamo in una situazione veramente balorda, triste. La condizione dell'uomo decaduto non è allegra. Cioè, va di male in peggio, come dicevano i maestri di spirito. Se non interviene risolutamente in tante situazioni. Ed ecco, stasera abbiamo fatto una meditazione a gambero, siamo andati dal terzo capitolo per finire al primo, torniamo di nuovo quindi al discorso sulla mortificazione. La mortificazione è proprio una cartina tornasole, perché la mortificazione è una scelta volontaria causata da cosa? Dal fatto che io voglio fare morte. Letteralmente mortificazione significa mortem facere, quindi uccidere, distruggere, dare morte. A cosa? È a noi stessi, alle nostre passioni, agli attaccamenti dei nostri sensi, a tutto. Quindi, questa è operazione dolorosa, ma necessaria. Chiaramente, quale sarà l'anima che si impegna nella mortificazione? È chiaro che è un'anima che, alla luce dell'esperienza illuminata dalla fede, quindi ripeto,
Vuoi sapere come stai? Guardati. Guarda te stesso e quello che ti sta intorno. Guarda quello che stai raccogliendo dalla vita che stai conducendo. Se ti accorgi che non ci sono frutti o ci sono frutti marci, vedi quello che devi fare. E su questo non possiamo avere atteggiamenti spersonalizzanti, andare a cercare, ecco, parlo per esperienza pastorale, il prete che fa le super benedizioni, allora ti fa la super benedizione e fiunc, magicamente dall'oggi al domani io sto male e adesso stavo bene. Le persone ripetono sempre sto male, sto male, sto male, sto male, sto male. Dico bene, e allora chi cerca la super benedizione che così tuffete, dalla oggi al domani stai bene. Chi cerca, come dire, la sostituzione della personalità, che cosa devo fare? Quindi si deve essere una persona esterna che si sostituisce a tutte le scelte che devi fare tu e ti dà la ricetta magica per risolvere tutti i problemi. Io scherzo su queste cose, ma parlo di so ciò di cui parlo, d'accordo? Oppure, qui ci sono poi i modi grossolani, si va dal mago, si va da chi toglie il malocchio, tutte quante queste cose qui. Tra l'altro poi quando si toccano questi argomenti si rischia veramente di andare a strugugliare anziché il ciarlatano di turno e chi pratica davvero le arti sataniche, quindi ti ritrovi peggio di come stai, d'accordo? Ecco, poi c'è chi cerca lavoro e prega Dio di non trovarlo, d'accordo? Quindi chi chiede un non meglio qualificato aiuto, ma di fatto non si fa aiutare, perché certamente possiamo essere aiutati se ci lasciamo aiutare e se chiediamo aiuto, però appunto si tratta di un aiuto, anche la grazia santificante opera in noi come aiuto soprannaturale, come aiuto però soprannaturale, non come sostituzione. C'è qualcuno, si sente in giro dire, tra le varie stupidaggini, sento in giro di dire in giro oggi, la virtù senza sforzo. La virtù senza sforzo non si è mai vista da nessuna parte, perché la virtù per antonomasia richiede lo sforzo. E dire che la virtù richiede sforzo non significa essere pelagiani e negare la necessaria prevenzione e concomitanza della grazia nel compiere il bene, perché senza la grazia non possiamo compiere nessuna azione buona. Però la grazia non opera dentro di noi in maniera sostitutiva, quindi tu senza fare nulla ti ritrovi virtuoso. Questo sta scritto soltanto in qualche cervello bacato che circola, ma non sta scritto da nessuna parte, così non è e non è mai stato. Non c'è una roba del genere. Né, come ho detto tante volte, né tantomeno il regno della Divina Volontà rappresenta una sorta di alternativa, ecco, alla laboriosità e al necessario bello ma sano e santo travaglio che accompagna la nostra crescita interiore, se vogliamo compierla. Allora, si opta per la mortificazione quando ci si rende conto che se io non opero attivamente o cooperando con le croci che il Signore mi manda o prudentemente dandogli anch'io una bella spinta, con la mortificazione volontaria di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, non esco da alcune situazioni, non ci uscirò. Ed ecco l'immagine che fa Gesù. Un'anima mortificata, attenzione, ricordo che abbiamo parlato nei giorni passati di mortificazione universale, quindi volontaria, involontaria, esterna e interna, tutti i sensi, tutte le passioni, o imponendoci noi delle mortificazioni o facendoci attenti ad accettare e accogliere con amore tutte quelle, sono tante, che il Signore ci manda per distruggere il nostro io malato, quindi per il nostro bene, non perché è cattivo o ci gode a farci soffrire, insomma, come a volte qualche
mente un po' distorta, pensiero un po' perverso va vaneggiando, insomma, no? Ricordiamo sempre il passo, l'ho citato in qualche volta, del Libro delle Lamentazioni, è la fine del capitolo terzo o quarto, si può andare a controllare, dove il profeta Geremia, parlando di Dio e dello Stato, ne ha parlato anche recentemente il Papa, in una catechesi proprio di questo passo, di come Dio prova l'uomo, lo mette con la bocca nella polvere, quindi lo atterra, lo umilia in tutti i modi possibili, fino a fargli veramente toccare il colmo del basso. Dice, fa questo perché poi avrà pietà di te, perché se questo non lo fa, tu non sarai risollevato. E poi conclude dicendo, perché contro il suo volere, contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Che significa? Ecco. Ovviamente Dio non agisce contro la sua volontà. Significa che se potesse, per lo stato in cui ci troviamo, evitare di farci soffrire, lo farebbe. Ma siccome noi siamo malati, dobbiamo metterci in testa, un malato c'ha bisogno di cure. Un tempo le cure non erano come mo, che abbiamo le anestesie, i Pentotal, locali, totali e tutti quanti i modi che alleviano il dolore. Una volta se dovevi fare un'operazione, l'incisione era tutta a carne viva, quindi gli strilli arrivavano in paradiso. Ma se stai male, strilli o non strilli, te devi operare, se no muori. Non sarebbe certamente amorevole un medico che lasciasse morire una persona per paura che strilla. Tutti quanti lo convengono. Dio fa così con noi. Quindi, la mortificazione, dice Gesù, altre due immagini, no? Una viene da Gesù e l'altra viene da Luisa, un po'. E quella del respiro. Se noi andiamo su una bella montagna a respirare un po' d'aria pura, o in qualche bella spiaggia scevra di persone impudi, possibilmente, a respirare un po' di iodio, il nostro organismo starà benissimo. Se tu vai dentro una bella metropoli piena di smog e di gas che superano tutti quanti i tassi di soglia e ti respiri quell'aria, o vai, oggi non ci stanno più, un tempo quando ero giovane si poteva fumare nei luoghi pubblici, c'erano certi bar in cui non potevi neanche avvicinarti, insomma che c'era la nube tossica, se respiri quelle arie, ti inquini, ti infetti. Se respiri l'aria pura, tutto il tuo organismo si fortifica, si purifica, si tonifica. Ecco, allora, se respiri l'aria della mortificazione, dice Gesù, tutto starà in te fortificato. I tuoi sensi suonano di uno stesso suono concordante. L'interno, quindi le passioni, le emozioni, rimanda un respiro balsamico, salutare, fortificante. Se quest'area non c'è, tutto sarà discordante nell'anima e manderà un respiro puzzolente e stomachevole. Magari noi riuscissimo a guardare il prossimo attraverso questa luce, tornando al terzo capitolo, che poi alimenta anche la misericordia. Cioè, tu quando vedi una persona piena di difetti, piena di cose, insopportabile, questo è. E ricorda che una persona piena di difetti è insopportabile, la prima persona a cui è insopportabile è se stessa, anche se non lo dice, anche se non lo ammette. Per questo che il primo degno di misericordia, cioè nel senso proprio di compassione addolorata, è il peccatore. Come dice la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, facciamo l'eguaglianza peccatore come amore alla propria volontà fino al punto da offendere Dio e da infischiarsene di Lui. Ecco, si causa la più grande tortura che si possa concepire, dolori straordinari, senza nessun merito, tra l'altro. Quindi semplicemente anticamera dell'inferno, oppure
l'altra immagine che si usa, è quella dello strumento musicale. Allora, la mortificazione che cosa fa? Dispone le corde della nostra anima, le mette tutte quante in tiro e sono pronte per essere suonate, per suonare la sinfonia della vita santa. Se tu non stai mortificato, passi il tempo della tua vita, muore, aggiusti una corda, poi si rompe quell'altra, poi si rompe quell'altra, poi si rompe quell'altra. L'immagine, no, che fa il Signore, che è questo, no, che appena sta domando una passione, un'altra si sfrena, capite? Quindi appena tappi un buco, se ne apre un altro. E questo perché non c'è l'habitat, il respiro della mortificazione. Questo, per questo comprendiamo, cioè se noi abbiamo questa sapienza, anche quando leggiamo le vite dei santi che hanno praticato la mortificazione, tutte le forme di mortificazione in grado eroico, ecco, non ci verrà, come dire, il mal di stomaco oppure quel senso di stupore che dice: ma che hanno fatto questi qua? Ma che sono matti? Ecco, perché possono ingenerarsi in noi questi tipi di reazioni, no? Ci dirà: vedi che bravi, questi hanno capito tutto, hanno fatto tutto questo, non certamente né perché erano matti, né perché erano masochisti, perché si divertivano a soffrire, insomma, gli piaceva soffrire, e questa è una perversione, chi gode nella sofferenza, ecco, non è una virtù, ma come porte d'accesso necessarie per tenere sotto controllo l'anima, perché le corde dell'anima, tutte le corde, compresi i sensi che devono essere al posto loro e comprese le passioni che devono essere soggette alla volontà e alla ragione, possano concorrere al suono della sinfonia della santità. Se non pratichi la mortificazione, anche qui, tanto già le cose che non servono più, si facevano oggi, si dice, si faceva una volta, io ho sentito anche tanti religiosi. Una volta si faceva, una volta si faceva, una volta si faceva, oggi c'è una volta, ma una volta di che? Cioè, non è che oggi sembra che è tutto, siamo tutti quanti esentati, abbiamo tutte le dispense da tutte le cose che sono sempre state ritenute necessarie, cioè, oggi sono tutte le dispense, è diventato tutto quanto facile, semplice e leggero. Ma dove sta scritto questo fatto qua? Questo è scritto nelle teste bacate di chi ancora per la sua superbia straordinaria si pensa che siamo stati preceduti da un autotreno di stupidi, perché questo sarebbero, che hanno fatto un sacco di cose inutili, pagando di propria persona perché se soffre a via mortificati, e invece noi che problema c'è? Basta che se volemo bene, basta che invochiamo il nome di Gesù e che non facciamo niente di male a nessuno, abbiamo finito. Io lascio a chiunque poi si dovesse imbattere, insomma, per qualche motivo in queste meditazioni, oltre che alla mia personale considerazione, come dire, il giudizio su queste sciocchezze, no? È più facile che ci abbiano ragione, come dire, 2000 anni di tradizione fondati sull'esempio di Gesù Cristo, della Madonna e degli Apostoli, o qualche farneticazione di un uomo contemporaneo che insieme alla bussola sembra anche aver smarrito spesso quel minimo di sapienza, e io penso anche quel minimo di umiltà, no? Cioè, dinanzi agli insegnamenti più grandi di noi ricevuti, noi dobbiamo innanzitutto chinare il capo. Poi, se non lo capiamo, o cosa più probabile, se non ci sta bene, perché capiamo subito che se ci avessero ragione dovremmo faticare un pochettino nella vita che ci attende. L'unica risposta adeguata è la conversione, prima della mente e poi del cuore, ecco, non certo l'illusione di poter percorrere vie diverse da quelle fondate nella rivelazione, nella Sacra Scrittura, nella tradizione della Chiesa e nella testimonianza dei Santi.
O Santa Vergine Divina Maria, liberaci tu dai tarli della superbia e dallo spirito immortificato, perché non abbiamo, ecco, a camminare veramente come ciechi e stolti, ecco, per strade che non portano a nulla di buono. E volgi il nostro cuore, tu esisti solo per questo, ecco, verso la luce che è Gesù. Tu sei la Cristofora per antonomasia, colei che ha proprio il compito quasi essenziale, oserei dire, di portare le persone a Gesù, non trattenerle mai verso di te, ma farle volgere a conoscere e comprendere chi è l'unico Salvatore del mondo. Possa la tua materna intercessione orientare le nostre anime, venire incontro alle nostre miserie, ottenerci le grazie che abbiamo bisogno per percorrere speditamente, risolutamente, senza tentennamenti e senza ripensamenti, il cammino che ci porta alla santità e al regno della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.